Io mi devo riprendere. Insomma, ci sono. No, no, c'era. Pronto, 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 pronto. Dico, mi devo riprendere perché mi sono emozionato, devo dire, sulla genialità. A parte la bellezza del film, è proprio una sua genialità misteriosa di come nascono poi certe cose che rimangono delle opere tassative, delle opere determinanti di pronto, delle opere determinanti di un periodo, di una fase, direi proprio della storia d'Italia, perché qui poi c'è una raffinatissima simbologia che rivedendolo fa impressione vedere quante allusioni, quanti particolari ci sono straordinari, quel nuovo gerente che è tutta una classe nuova dirigente, che vuol dire tutto proprio. Tra l'altro con un bellissimo primo piano finale di lui stesso, comunque uomo intelligente. E poi insomma, personalmente forse c'è anche un problema di generazionale, tutte le fasi che lui racconta. Nel 47 io andai al centro sperimentale, quindi quando comincia il film l'ho vissuta tutto, la tragedia della pellicola infiammabile nell'incendio della Minerva Film, e poi il passaggio alla pellicola non infiammabile. Io lavoravo al montaggio, vivevo facendo il montaggio, cioè ero giovanissimo, insomma ero un ragazzo precoce, e quindi tutto il passaggio alla pellicola non infiammabile, ininfiammabile, che avvenne dopo l'incendio della Minerva Film via San Martino della Battaglia, che andammo tutti la mattina i ragazzi del centro con Nanni Loi, con Lucio Fulci, tutto un gruppo che eravamo allora. Ecco, quindi c'è anche un elemento per me di emozione particolare, forse in questo senso non sono forse il più adatto a parlarne perché mi emoziono, ma comunque mi sono anche emozionato in una cosa straordinaria che è la presenza ininterrotta de La terra trema, di un film credo insomma uno dei più grandi film della storia del cinema, dimenticato completamente da tutti, di fatto ignorato, e che qui viene dall'inizio alla fine con l'ultima sequenza del bacio rimessa tutta completa, valorizzato e compreso. Anche questa cosa, voglio dire, vuol dire di una scelta di campo anche artistico, anche culturale, oltre
che più genericamente sociale e politico, ma voglio dire proprio una scelta di campo di questo nostro grande regista. Vabbè, non sono ancora morto. Grazie. Prego, prego, parla tu perché... Ho ricordato a Città Maselli che non sono ancora morto. Ma io vi ringrazio moltissimo perché mi avete regalato un'emozione particolare, perché io fino a 10 minuti fa ero in moviola al lavoro. Ho dovuto interrompere, sono venuto più volentieri. Allora, interrompere il lavoro a un film che ancora non è finito, quindi ancora non esiste, per parlare di uno che invece che esiste e cammina con i suoi piedi ormai da molti anni, è un'emozione molto rassicurante. Sì, che io ho tutte le volte che vado al cinema, per esempio, il fatto che si spengono le luci e cominci un film che esiste, mi fa sempre star bene, mi rassicura. Il fatto di sapere che altri siano riusciti a finire un film a tal punto da mostrarlo al pubblico mi fa sempre stare molto bene, e per questa semplice ragione i film mi stanno tutti simpatici, quindi poi si possono dire tante cose, però come spettatore sono molto generoso. Oggi si tratta di un film mio che ho fatto 20 anni fa, quindi mi rassicura ancora di più, quindi vi ringrazio molto. Ringrazio Citto che è sempre così affettuoso, così, ecco, cito una persona particolare perché sembra l'aria così da intellettuale che calcola tutto quello che dice e che fa, invece la persona più immediata, più indifesa dal punto di vista emozionale, veramente un personaggio particolare. La cosa più interessante da capire forse, quando noi all'ANAC ci siamo inventati quest'idea dei, l'abbiamo chiamato appunto percorsi di cinema, abbiamo pensato che la cosa più interessante forse e anche più originale era quella di mobilitare gli autori a raccontare come si è arrivati, il percorso, cioè come si è arrivati a un film. Tu hai detto adesso una cosa molto precisa: quando noi andiamo al cinema sappiamo, siamo quelli che lo fanno il cinema, sappiamo che raccidente infernale di fatica che è ogni messa, ogni elaborazione, dal momento in cui viene l'idea fino a tutto quello che succede prima, nelle preparazioni, nella sceneggiatura, nei colpi di scena, nelle difficoltà, nella ricerca di... O una volta era la distribuzione, adesso il premio governativo, cioè il premio, il fondo di garanzia, cioè tutto quello che è, le trafile, cioè e poi la lavorazione, e poi il dopo, e poi il dramma delle uscite, come, eccetera, la trattativa, cioè è un percorso, è sempre un percorso particolare, ma comunque sempre enormemente complesso. Cioè non è una cosa del cinema in particolare, specialmente per un regista, per l'autore, poi per tutti i collaboratori che collaborano alle riprese o alla fase di montaggio, è diverso il discorso, ma per l'autore, per questo famoso autore che oggi poi si tende di nuovo a sfottere, a dire Madonna mia, ecco, ecco, insomma, per l'autore invece c'è la continuità, sono gli anni, i mesi sicuramente, se a volte gli anni, che ci si mettono per portare a termine una cosa, e quindi quello che c'è di fatica dietro. Questo, per esempio, questa straordinaria epopea che tu hai fatto, simbolica, allusiva, ma con dentro una carica di umanità incredibile, ecco, questa tua epopea, questo tuo film, come scatta? Che è interessante, lo dico, te lo chiedo non per fare il giornalista, perché fa parte dello spirito di questo nostro lavoro ormai che da anni portiamo avanti, di questo tipo, di queste cose che abbiamo voluto chiamare percorsi di cinema, appunto. Quindi il come scatta non è una domanda frivola, è proprio, ci interessava capire da come è nato. Capisco perfettamente il senso della domanda. Ma sapete, è molto curioso.
l'arco genetico di questo progetto. L'idea di raccontare una storia attraverso una sala cinematografica, o addirittura all'inizio l'idea era di raccontare una storia che si svolgesse totalmente dentro una sala cinematografica, risale a molti anni prima del mio primo film. Il mio primo film è dell'85. 85, sì. E questa idea è nata a metà degli anni 70. Io da ragazzo, e questa è una, forse l'unica nota autobiografica di questo film, che è una cosa che mi è stata chiesta mille volte: quanto c'è di autobiografico? C'è qualcosa di autobiografico, non è tutto autobiografico, però tutto nasce da questo elemento di autobiografia. Io da ragazzo ho frequentato per moltissimi anni le sale cinematografiche e le cabine di proiezione. Col mestiere di proiezionista io ho finanziato tutti i miei documentari in Super 8 e in 16 mm. Col mestiere di proiezionista? Io ho fatto il proiezionista per molti anni. E mi permetto di dire che come proiezionista ero davvero molto bravo. Più che come regista. Ma no. E devo dirvi, è un mestiere che io ho amato moltissimo e di cui spesso ho nostalgia, anche se è un mestiere curioso. Oggi non esiste più perché le cabine sono vuote, ci sono solo dei congegni automatizzati, eccetera. Una volta non era così, stavi lì, come dice Alfredo qua, tutto il giorno, eccetera, eccetera. Però a me piaceva. E parlo di un bel po' di anni, quindi dall'età di 10 anni fino a quando sono venuto a Roma, grosso modo io l'ho fatto. Non continuativamente, a singhiozzo, talvolta anche per 2 o 3 anni di fila, poi a interruzione. Eccetera. Dove esattamente? Quasi totalmente al mio paese, a Bagheria. All'epoca c'erano, se non ricordo male, 7 o 8 sale cinematografiche per appena 40.000 abitanti. Oggi gli abitanti sono 60.000, di sale ce n'è 3. Però alla fine degli anni 70, per un bel periodo, le sale sono diventate una, e forse per un po' di tempo addirittura nessuna. E devo dire che l'idea mi frullava in testa da metà degli anni 70. E avevo conosciuto moltissimi proiezionisti, moltissimi esercenti, ma gli esercenti di una volta, insomma, quelli che avevano un cinema in paese, che se lo avevano costruito, che se lo curavano, che se si costava qualcosa se lo aggiustavano da soli o non se lo aggiustavano per niente perché soldi non ce n'erano, insomma, quel clima lì. E quindi sono anni in cui ho conosciuto i distributori, i viaggiatori, ecco una figura che ricordo. All'epoca c'era, le agenzie di distribuzione avevano numerosi agenti che viaggiavano per il territorio, andavano nei singoli cinema a piazzare i film. Quindi figuravano dei commessi viaggiatori che andavano, ne ho conosciuti diversi. Insomma, ho conosciuto bene quel mondo. La pressa di legno? La pressa di sì, ma noi lo facevamo a mano. A mano addirittura. Addirittura alcuni proiezionisti mi raccontavano che durante la guerra, quando non c'era nulla, non c'era neanche la colla per incollare la pellicola, alcune volte la cucivano con ago e filo. La cucivano con ago e filo, però dopo 2 passaggi si spezzava e la dovevano ricucire. Insomma, io di questo folklore qui, chiamiamolo così, potrei andare avanti a lungo, avrei materiale per fare anche altri film, cosa che spero di non fare. Insomma, a un certo punto l'idea cominciò ci lavoravo così, senza sapere semmai avrei potuto avere l'occasione, la possibilità di fare questo mestiere. Era il mio sogno, io ancora non lo facevo, facevo i documentari e basta. Però questa storia andava crescendo, diventava sempre più tonda, i personaggi venivano fuori, la storia, eccetera. L'idea dei baci tagliati, che è stata l'idea fondamentale di tutto. Quando poi cominciai ad avvicinarmi al traguardo di fare questo mestiere, il regista, mi posi più volte la questione: quando lo devo fare? Quando devo decidere di farlo questo film? E mi ricordo con molta precisione
che io ero talmente legato a questo progetto, lo sentivo talmente come una cosa mia importantissima, da non fidarmi della conoscenza che avevo del mestiere in quel momento e nemmeno di quella che ho acquisito facendo il mio primo film. Insomma, quando io ho fatto il mio primo film, io ce l'avevo già nel cassetto, il tipico film di esordio, se vogliamo, no? Il film ombelicale, come lo si chiama spesso sulle riviste di critica cinematografica. Ecco, io non volevo esordire col film ombelicale. Anzi, avevo deciso di farlo dopo 3-4 film e sognavo addirittura di produrmelo. Io dicevo, faccio un po' di esperienza, faccio 3-4 film e poi faccio questo e lo produco in modo da poterlo difendere totalmente. Purtroppo per fortuna accade un incidente. Il nostro mestiere deve tutto agli incidenti, è vero Citto? Tutto. Tutti i nostri film nascono da un incidente o non nascono da un incidente. Fatto il mio primo film, il mio primo produttore, che non dimenticherò mai perché devo tutto a lui, Goffredo Lombardo, finito il mio primo film, mi chiese di legarmi a lui per un contratto, chiamiamolo così, che prevedeva per un certo numero di anni la realizzazione di 3 film. Siamo alla fine della seconda metà degli anni Ottanta, la crisi peggiore che ci sia mai stata, no. Confermami tu che sei lo storico della cosa. E mi ricordo che si prepara questo secondo film, porto progetti, porto idee, porto soggetti, qualche volta qualche libro, semplicemente qualche storia che ho in testa. Qualche volta si entusiasmava, altre volte no. Io scrivevo, niente, qualunque cosa, anche se gli piaceva, poi leggeva e mi diceva, ma in questo hai visto gli incassi? Guarda gli incassi, nessuno va più al cinema. Era un momento proprio di depressione incredibile, proprio no, avevano paura a fare i film. Sì, sì, l'84. La gente, non, le sale chiudevano. Ma chiudevano veramente quotidianamente o diventavano sale a luci rosse. Fu un momento terribile. Allora il buon Goffredo mi guardava, leggeva il soggetto è buono, mi piace, ma perché la gente dovrebbe andare a vedere oggi, visto che non va a vedere gli incassi, le cose. Un momento di grande depressione. In uno di questi momenti io i primi anni che vivevo a Roma non potevo non tornare a casa mia almeno una volta ogni 2 mesi. E in uno di questi viaggi trovai che il cinema, proprio quello più vicino a casa mia, e che poi era un cinema dove io avevo lavorato per molti anni come professionista, era stato chiuso definitivamente. Questa cosa mi turbò moltissimo, per cui l'idea di quel progetto diventò fortissimo. E quando tornai a Roma, stranamente, talvolta Goffredo mi chiamò e mi disse: senti, qua non c'è fuori niente che vada bene, eccetera. Ma tu ce l'hai un progetto, un sogno nel cassetto? Tutti i registi hanno un sogno nel cassetto. Una di quelle cose che uno per farla sarebbe disposto anche a farsi uccidere. E disse: sì, io ce l'ho, però la vorrei fare tra un po' di anni. Ma perché? Perché progetto a cui tengo molto, lo vorrei dirigere bene, lo vorrei anche produrre. Lui si è offesa, perché lo devi produrre? Ognuno deve fare il suo mestiere. Di che si tratta? E io gli raccontai, come sono abituato sin dal mio primo film a raccontare i film a parole. Tutti abituati a raccontare. È una delle nostre. Gli raccontai la storia, che all'epoca si chiamava Nuovo Cinema Italia. All'inizio si chiamava così perché mi divertiva l'idea di chiamare il cinema Italia. Era uno dei nomi frequenti delle sale dell'epoca del fascismo, eccetera. E lui se ne entusiasmò e mi disse: facciamo questo, vai a casa e scrivi il film. Io scrissi il film, poi lui lo lesse e per una serie di cose che è troppo lungo raccontare, non lo fece. Poi l'ho fatto con un altro produttore, con Franco Cristaldi. E da quel momento, cioè da quando incontrai Franco Cristaldi, nel giro di 2 anni io ho preparato il film, l'ho girato, l'ho editato e sino alla serata degli Oscar nel marzo del 90 ho vissuto in 2 anni tutto ciò che può succedere a un regista nella sua vita. Io l'ho vissuto tutto in 2 anni, è stata un'esperienza
bellissima o terribile. Beh, culminata con l'Oscar, insomma. No, diciamo che è stata un'esperienza meravigliosa, però ho vissuto in quei due anni tutto, tutte le tipologie, tutte le circostanze fortunate, anche per niente fortunate. Questo è stato un po'... E poi il film ha avuto una vicenda particolarissima che si è raccontata molte volte, ma se volete ve la posso anche riraccontare. Sì, no, la vicenda del film è interessante, ma mi pare, adesso poi magari ce la racconti, ma una delle cose più che colpisce di più intanto è una cosa che credo che in pochi sapevano, cioè il fatto della tua, di questa tua vita, addirittura che per 3 anni hai fatto l'operatore di cabina e hai finanziato, questa è una cosa che hai detto... Tutti i miei documentari, tutti, infatti... Poi, una quindicina. In 16 mm? In 16 mm solo a color, due. Ma col sonoro? Tutti super 8, sì, li sonorizzavo. Super. Ah, quindi ecco, quindi ecco come eravamo. E come no, io ho cominciato anch'io con due corti, uno 8 mm e uno 9 e mezzo, che era il passo che... Il passo della Pathé. Della Pathé Baby, nel 46 ho fatto il film... Il passo 9 e mezzo. La cosa che no, quello ci, mi sembra la cosa più straordinaria, più interessante, è anche questa cosa davvero incredibile di avere tu pensato che no, voglio aspettare di essere più maturo per farlo, che è difficile che una persona possa avere questo tipo di lucidità su se stesso, devo dire, complimenti. No, e poi va bene, poi la storia del io ho fatto 5 film con Franco Cristaldi, quindi è un produttore che conosco bene con i pregi e i difetti che aveva. Anche molti pregi, perché poi era un intelligente collaboratore. Era un produttore che sapeva innamorarsi dei film che produceva, che è una cosa che quasi non sa fare più nessuno. Assolutamente, penso capace poi uno che aveva capito l'importanza dell'edizione, della parte del post, quella che adesso si chiama post produzione. Io mi ricordo una cosa impressionante a ripensarci, che ho fatto un film con lui che era da un romanzo di Moravia, Gli Indifferenti, e lui mi convinse a rimandare, ci mettiamo circa un anno, perché io sono già lento di mio, poi lui era ancora più pignolo, diciamo, per il montaggio, per il doppiaggio, per tutto. Insomma, lui mi convinse a rimandare di 6 mesi la programmazione per ridoppiare per la voce di Shelley Winters, che è la doppiatrice, che non era abbastanza simpatica. Sì, va bene, sì, no, è brava, no, una brava attrice, però... Insomma, ecco, voglio dire, e lui si sottopose, mi ricordo, ecco, questo è un folclorismo, un ricordo particolare, lui si sottopose a una penale fortissima che lui ebbe con la Ultra di Vasile, con la Lux Film distributrice, per questo rinvio, ma perché la voce, lui diceva, un film 5 personaggi deve essere perfetto, l'armonia delle voci. Ora dimmi te, un produttore, io dicevo, vabbè sì, certo hai ragione, ma io non osavo pensare a un'idea del genere, lui invece era quindi uno, poi aveva tanti difetti anche, quindi senti, invece la cosa tua, comunque il meccanismo che ci fu allora fu, che era lungo. No, la cosa è molto più complessa, in sintesi, quando io approdai presso Franco Cristaldi, lui ebbe il mio copione da Pietro Notariani. Ah, certo. Perché io, quando il mio rapporto con Lombardo si interruppe a causa di questo film, io mi ritrovai da zero, insomma, dovevo ricominciare da capo. Avevo fatto un film che era stato accolto abbastanza bene dalla comunità del cinema, sì. Però avevo conosciuto solo questo produttore, quindi in fondo nel girarmi intorno era come un ricominciare da capo. Non proprio esattamente così, ma io lo vivevo così. Infatti feci una cosa da meno che esordiente, insomma. Presi 10 copie del copione, con delle letterine, col curriculum, me le mandai alle produzioni, proprio quello che fanno sempre tutti, ho fatto questo. Una di queste copie, però non spedita,
fu data a Pietro Notariani da un mio collaboratore che faceva le edizioni. Lillo Capuano, tu l'avrai conosciuto. Sì. Lillo disse a Pietro, Pietro era un instancabile, forse la persona più, il lettore meno instancabile che abbia conosciuto in vita mia. E questo responsabile delle edizioni dei film, che aveva fatto anche il mio primo film, diede questo copione, a mia insaputa, a questa figura importantissima del nostro cinema, Pietro Notariani, il quale una mattina mi chiamò, sono Pietro Notariani, io sapevo chi era ma non lo conoscevo, ho letto il copione, sono commosso, ti vorrei conoscere, eccetera. Ci siamo incontrati, mi chiese delle cose, se il copione aveva dei vincoli, per chi l'avevo scritto, eccetera. Chiamò Franco Cristaldi, gli portò il copione e dopo due giorni fui convocato da Cristaldi. Quando poi si decise di fare il film, la cosa non fu così facile, successe un sacco di cose che racconterò in un volume che sto scrivendo, che mi è stato chiesto, perché mi sono stancato di raccontare sempre in sintesi. No, ma come sintesi? La sintesi insomma, a un certo punto, come di rito, per qualunque produttore, soprattutto per Franco Cristaldi, c'era il discorso dell'analisi del copione. In fondo la sceneggiatura che io avevo consegnato a Lombardo, ed era la stessa che avevo mandato in giro, era praticamente la prima stesura, che aveva tutti i pregi e soprattutto tutti i difetti delle prime stesure. No? L'idea di fondo, le cose che più funzionano sono evidentissime, tutte le lentezze, tutti i buchi ancora narrativi, eccetera, eccetera. Quindi aveva tutte le caratteristiche di una prima stesura. E ovviamente Cristaldi, il buon Notariani e il buon Rinaudo, braccio destro di Franco Cristaldi, che ebbe un ruolo importante anche Fabio lui. Rinaudo era l'ufficio stampa della Vides, sì, di Cristaldi. Era un qualcosa di più dell'ufficio stampa. Sì, 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 ufficio stampa collaborava. Leggeva i copioni, dava anche lui il suo parere. Sì, insomma, sì. Questo copione era lungo. Quindi ci fu queste prime riunioni a casa dei Cristaldi, col tappeto verde, mi spiegarono che tutti i copioni dei film fatti da Cristaldi erano stati discussi attorno a quel tavolo col tappeto verde del gioco a poker, credo. Portava bene, non posso smentirlo. Però mi ricordo che questa cosa mi ha sempre molto colpito. Cristaldi disse: stiamo molto attenti perché il copione così com'è, con le lunghezze che ha, con i difetti che ha, eccetera, convince tutti quelli che lo leggono. Allora, ridurlo, evolverlo, elaborarlo, come è normale che si faccia in qualunque, è difficilissimo, perché si rischia di buttare l'acqua sporca con tutto il bambino. Fu la premessa. C'è una premessa che un produttore non farebbe mai. Insomma, ci furono molte riunioni, a seguito delle quali io feci la canonica revisione del copione, che era lunga anche questa, ovviamente, meno della prima stesura, però era lunga, perché la storia era lunga. Tuttavia, dopo ulteriori riunioni e tutti i preventivi e tutti i sopralluoghi e tutte le altre revisioni che io feci, a un certo punto poi il film è partito. Quando io ci fu tutto un incidente sulle settimane di lavorazione, molto divertente. C'era una leggenda, sì. No, attorno ai miei uffici sono sempre le leggende, ma nascono da quello, Che il primo piano di lavorazione era 13 settimane, fatto da me con l'organizzatore. Tra parentesi, Cristaldi cambiò, se non ricordo male, 3-4 organizzatori nell'arco di 2 mesi e mezzo. Che tutte le volte che c'era nel calcolo qualcosa che non lo convinceva, lo cambiava. È incredibile. Io ho rifatto i sopralluoghi innumerevoli volte. Però fu un buon esercizio, perché ciascuno portava un apporto diverso da quello dell'altro. Insomma, a un certo punto, queste 13 settimane erano troppe, bisognava stringere. Allora, stringi un po' il copione, fatti venire delle idee sul piano di lavorazione, due ambienti diventano uno. Una scena al tramonto non si fa al tramonto, si fa di giorno perché il tramonto è più costoso, una all'alba si taglia perché le albe sono costosissime,
la pioggia evitiamo perché il vento, insomma, tutte quelle cose che si fanno, si stringe, si fa, si arriva a 12. Dopo un po' Cristaldi mi chiese di tagliare ancora una settimana. Io feci ulteriori tagli sia nel copione che nel piano di lavorazione e portammo a 11. Durante la preparazione a un certo punto mi chiese il sacrificio sovrumano di stringere a 10. E 10 giorni prima che cominciasse con le riprese mi convocò nel suo ufficio e mi disse: senta Tornatore, ci siamo sempre dati del lei sino a quando è uscito il film, o lei fa il miracolo di tagliare un'altra settimana se no il film non può partire. Io disse: ma guardi, da 13 siamo arrivati miracolosamente a 10, a 9 io sinceramente non lo so, ho bisogno di tempo, non posso. Insomma, chiesi del tempo, non risposi, perché mi sembrava una follia. Andai via, fu un momento molto critico. Il buon Pietro mi chiamò e mi disse: tu il film lo puoi fare? E disse: digli che lo fai con 9 settimane. Ma guarda Pietro, è impossibile, non durerà mai 9 settimane. Era un genio l'italiano. Tu digli 9 settimane. Ho detto: ma guarda che è una follia. Ma lui lo sa, se lui lo sa perché me lo chiede? Perché quando un film comincia bisogna sapere sin dall'inizio chi sarà lo stronzo responsabile di tutti gli incidenti che accadranno sopra. I produttori vogliono saperlo sin dall'inizio, che qualunque cosa succede tu ti assumi la responsabilità, perché tu dicendogli che lo fai con 9, questo praticamente fai. Dici: ma non ti scandalizzare, Luchino ha sempre fatto così, Federico ha sempre fatto così, Franco ha sempre fatto così, Citto ha sempre fatto così. Andai da Cristaldi e disse: va bene 9 settimane. Era un piano di lavorazione assurdo. Ogni giornata sembrava un elenco telefonico di cose da fare. Il film durò 13 settimane. Per cui fu un disastro, perché il film sforò del 40%, praticamente. Lui faceva le percentuali su tutto. La percentuale di sforamento del film era quasi il 40, era tipo il 38, qualcosa. Quindi un disastro storico. E abbiamo avuto molti problemi, perché il nostro rapporto durante la lavorazione ebbe diversi momenti molto, molto brutti. Quando finì il film, quando gli mostrai il film, lui sapeva tutto del film. Non era mai venuto sul set, venne una sola volta per litigare. Litigammo molto elegantemente, però litigammo, e poi non è più venuto dopo. Vide il film, è successa una cosa curiosa, che secondo me è l'origine di tutti, di una certa leggenda che ruota attorno al film, che io non amo molto, e la gente della comunità cinematografica italiana lo sa e me lo rimprovera anche a ragione per certi versi. Cristaldi era fissato già durante le riprese che il film doveva andare al Festival di Venezia. Io cominciai a girare l'8 maggio dell'88. Sì. E lui voleva andare a quel festival, quell'anno stesso. Strano. Voleva andare a fine agosto, primi di settembre, al Festival di Venezia. No, in base al suo calcolo era 9. Quindi man mano, infatti, una delle cose che lo addolorava, che si allontanava, che man mano che si sforava, diventava più improbabile la possibilità di andare a Venezia. Con chi l'hai montato il film? Io il film l'ho montato con Mario Morra. Ah, sì. Ma poiché il film fu montato in 12 giorni, anzi 15 giorni, 6 di questi 15 giorni ho avuto anche altri 2 montatori. Quindi per una settimana ho avuto 3 montatori e zompavo dall'uno all'altro, ciascuno montato. Queste erano idee di Franco. Ma Salvatore Giuliano è stato montato in 7 giorni. Questi 15 bastano. Però anche questo fa parte di un'epica che avete con... Tu lo sai che una volta si facevano queste cose. Anche. C'è da dire anche questo. Anche il contrario. Erano anche gli anni in cui il suono era mono. Voi non sapete quanto era facile la post-produzione di un film mono. Appena avevi doppiato, avevi 4 musiche e 4 effetti, ho missato il film in 2 giorni e 2 notti. Oggi per missare un film ci vuole 1 mese, perché sono migliorate molte cose, c'è un'esigenza nella qualità del suono, ma questo è un dettaglio.
Insomma, sta Venezia diventò sempre più impossibile. Io finii di girare in piena estate, per cui Venezia era un mese matematicamente impossibile. Ma lui si era fissato che il film doveva avere una vetrina, un luogo di lancio, un luogo, chiamalo frigo, una cassa di risonanza. Per lui Venezia sarebbe stato perfetto, perché con Rinaudo si dicevano: quando Tano Cimarosa anticipa le battute crolla di catene, certo, e a un certo punto dice: fine, verrà giù il cinema a Venezia. Insomma, loro sognavano questo genere di cose che io non gli ho regalato, perché il film non fu pronto. E quindi lui, coerente con la sua idea, si irrigidì sul fatto che il film, anche se la vetrina non sarebbe stata importante come quella di Venezia, avrebbe dovuto averne una. E questa fu Europa Cinema. Era una manifestazione molto interessante, che in quegli anni era stata ideata e curata da Felice Laudadio. Ah sì, certo. E ogni anno era in una città diversa, era arrivata credo alla terza o alla quarta edizione, quell'anno era a Bari, ed era, mi pare, a fine settembre, inizio ottobre, non ricordo bene. Insomma, per farvela breve, io ho finito di girare a luglio. Quando lui vide il film, la prima imbastitura, insomma, proprio la prima imbastitura, ma editiamo questo e andiamo a Europa. Ma come? Io dovevo ancora correggere, stringere, insomma, meditare, perché le prime imbastiture, insomma, è rarissimo che funzionino già come stesura definitiva. Lui disse: andiamo a Bari, informando la stampa che si tratta di una copia work in progress, che il film non è finito. Testimonianza di questo sono alcune recensioni per niente favorevoli al film, per la verità, e che rendono più credibile quello che vi sto dicendo, dove il recensore dice: sappiamo trattarsi di una copia, di un film non finito, e che il film non è ancora finito, ecco. È stato scritto da più di un... era così. Mi ricordo che missammo questa copia, non mancavano i brusii. Io e Cristaldi di notte abbiamo fatto i brusii del film. Io e lui, certi rumori, mi ricordo c'era un bar, una scena in un bar dove non c'erano neanche i rumori delle tazzine, e l'abbiamo fatto noi, alle 3 di notte, insomma, cose assurde. E il film andò a Europa Cinema, ebbe uno straordinario rapporto col pubblico, ma durava un'infinità, era proprio la prima imbastitura, quella, sai, all'epoca non c'era ancora l'Avid, quindi le prime imbastiture erano quasi 3 ore. C'erano tantissime cose che non mi andavano, perché erano davvero, era veramente molto lento. Però il pubblico ebbe una reazione straordinariamente positiva, ma proprio tantissimo. E lì nascono i primi problemi del film, perché il distributore in primo luogo, ma anche Cristaldi, si convincono che il film cammina da solo. Questo film cammina da solo, il bocca a bocca, capito? Quindi determina un atteggiamento di serenità. Distributore, vabbè, il film, se col pubblico fa questo tipo di è un cavallo facile, ecco, per intendere. Quindi non capivano, che si sono convinti che non ci sarebbe stato bisogno di spendere troppi quattrini per la promozione, che non c'era bisogno di sforzarsi troppo. Questo un pochino anche Cristaldi, molto meno, il distributore proprio ci cascò in pieno. Chi era di futuro? Era la Titanus di Romagnoli, non più di Goffredo. Perché nel frattempo quello è il periodo che passa a Romagnoli, sì. Oltretutto, cioè, questa è la versione, adesso torneremo in movio, Giuseppe finirà la sua stretta, il film sarà ancora più appetibile per lo spettatore, che durerà di meno, eccetera, eccetera. Io tornai a Roma, ripresi il lavoro là dove lo avevo sospeso e portai il film, era quasi 3 ore, lo portai stringendo e senza eliminare niente, a 2 ore e mezza, che è sempre una durata. Cristaldi approvò
questo taglio, lo impensieriva un po'. Perché le cose che ti dicono quando un film supera le due ore, certo. Uno spettacolo in meno, il 30% in meno di incasso, ti fanno tutti i calcoli che non sono veri per niente. Un film di un'ora e mezza che fa uno spettacolo in più non è detto che faccia i soldi. Assolutamente. Non ci sono regole in quel mondo là. Questo è importante saperlo. E quindi il film uscì a 2 ore e mezza. Ora, giustamente, specie per chi non ha avuto simpatia per questo film, e devo dire, a parte il pubblico che invece ha un rapporto, nel mondo del cinema il film non suscitò molte simpatie, e probabilmente io anche. Per cui quando quel film uscì, in quell'edizione lì, fu già in qualche maniera Sì, la voce si è persa. indicato come già una seconda versione, e non lo era. Perché questa era la prima, il primo taglio del film era questo qua. Quello era questo mostrare provvisoriamente una prima invasione, cosa alla quale non mi ero potuto opporre, perché gliel'hanno fatta vedere di tutti i colori al povero Cristaldi, una cosa che mi chiedeva, insomma, sentivo di dovergli dire di sì, ma sbagliai, avrei dovuto opporre. Il film uscì a 2 ore e mezza con grandissime aspettative. Veramente grandi aspettative. Mi ricordo le proiezioni a casa di Franco con un sacco di registi importantissimi che davano le loro impressioni, insomma, era tutto molto, molto per me era. Sentivo che c'erano delle buone aspettative. Il film uscì e non è che andò male, non fece una lira. Già. Non ci andò nessuno. Uscì sì e no con 10 copie, loro mi dissero 30, ma erano una decina, ma proprio niente. E dopo una settimana fu smontato. Che cose complicate. Ovviamente, sapete, il film aveva una partecipazione produttiva della terza rete Rai, la terza rete di Guglielmi, che proprio in Già. quel momento cominciava Già. a guardare al cinema con interesse. E quindi questo esperimento sembrava che non funzionasse. Le notizie che dava al radiocinema erano che il film era andato male perché era lungo. Questo si diceva. Sì, io ricordo questo. Io Tutti non lo dicevano vidi questo. allora, ma ricordo questa Tutti cioè. dicevano questo. E tutti ovviamente davano a intendere che la lunghezza del film fosse un elemento legato a doppio filo. Con la mia arroganza, con la mia presunzione, questo ragazzo che arriva dalla provincia siciliana e fa Sì, un po' ce n'è. Nuovo Cinema Paradiso, insomma, un fiso sulla sala cinematografica, che un'idea, una vecchia idea di Fellini, che in quel momento la stava facendo anche Ettore Scola, insomma, in qualche maniera era Già c'era Migno, un pochino. splendor. E però questa era, si facevano, Franco faceva queste riunioni che lui chiamava di psicanalisi, in cui c'ero io, lui, Fabio Rinaudo, Pietro Notariani, l'ufficio stampa, il delegato della terza rete e altri, l'ufficio stampa della Titanus, eccetera, e sì, si parlava. Perché? Io ho sentito dire che a me hanno detto questo. La cosa che veniva fuori era che il film era andato male per una ragione sola, che era lungo. A me questa cosa mi irritava molto. Mi ricordo che in quel periodo, quel giorno, memore del comportamento di Goffredo che stava sempre con gli incassi sul tavolo, io ho preso un quotidiano, aprii la pagina dei tamburini e dissi: guardiamo quanti film in questo momento sono in giro e che superano la durata canonica, e ce n'erano un'infinità. E soprattutto americani, non so se vi siete accorti. E come Che i nostri film, quando durano quei 5 minuti in più, sono. Ma i film americani sono i più lunghi di tutti, sempre, e fanno i soldi, vanno benissimo. Per cui io, ovviamente, io cavalcavo questa argomentazione, quella di dire che non poteva essere quello. Avevo anche un'altra argomentazione, non è che il pubblico italiano è stato informato a casa che il film durava tanto, cioè, il fatto è che la gente proprio non è entrata. Cioè non è che la gente è andata al cinema, il primo giorno è andato benino, poi la gente ha scoperto che era lungo, noioso e non c'è. Non ci sono andati mai.
Quindi io sostenevo che invece l'errore stesse a monte, che c'era un errore nella promozione, che forse c'era un errore nel titolo, che c'era un errore nei trailer che non erano stati fatti, il film era uscito senza presentazione e senza niente, le cose tradizionali, io sostenevo questo. No, la ragione era quella. Questa cosa, questo dibattito si trascinò a lungo. Finché una volta, in una di queste riunioni, più di uno disse, allora, a 2 ore questo film avrebbe fatto i miliardi. Questa fu la frase classica. Io non la dimenticherò. A 2 ore questo film avrebbe fatto i miliardi. Siccome nessuno ascoltava invece le mie ragioni, perché il distributore non gli andava di dire che... Ma aveva le sue ragioni probabilmente, non c'erano soldi per promuovere, però non lo ammetteva nessuno. Certo, si calcolava anche il fatto che il film non fosse stato molto aiutato dalla critica, ma lì Cristalli sosteneva che non fosse determinante, perché il film non ebbe, a parte il critico del Mattino di Napoli e del Giorno di Milano e i quotidiani siciliani, lo devo dire, tutti gli altri furono tutti non solo negativi, ostici nei confronti. Addirittura? Sì, sì. Ci furono alcune recensioni che proprio mi offesero. Ci fu un critico importantissimo che non voglio nominare perché non è più tra di noi, che disse: ah, la storia di un siciliano di provincia che parte e diventa famoso. Se i siciliani di provincia quando partono diventano sempre famosi, mai una storia su uno che parte e poi diventa un barbone. Scritto in prima. Insomma, io un giorno dissi: io vi sfido. Io adesso faccio diventare il film 2 ore e voi gli fate fare i miliardi. E me ne andai. Andai in Moviola, questa è la verità storica. Ci avrò impiegato 2 ore, non di più. Io sapevo, conoscevo la struttura del film naturalmente, conoscevo i punti forti, conoscevo anche i talloni di Achille, no? Ciascuno di noi lo sa. Io eliminai un intero capitolo del film. Quando Totò da grande torna in paese, oltre a ritrovare il paese cambiato, il cinema chiuso, eccetera, eccetera, ritrova questa ragazzina di cui da giovane si era fortemente innamorato e che è identica a come lui l'ha lasciata diversi decenni fa. Ovviamente la insegue, scopre che è la figlia lo conduce alla madre, trova la madre, la cerca, si incontrano, parlano, c'è tutto un risvolto misterioso che ha come chiave un risvolto drammaturgico sul personaggio di Alfredo, che si scopre essere stato veramente l'elemento, il deus ex machina della vita di Totò, eccetera. Insomma, tolse un'intera scena di circa 12 minuti, era molto lunga, e altre 3 scene affluenti di questa. Quindi impiegai proprio pochissimo, andai in Moviola. Mi ricordo il montatore, metteva la copia, c'era ancora la copia d'oro, feci i segni, taglia qua, ma sei matto, taglia. Il film diventò 2 ore meno 1 minuto, 2 ore 1 minuto, 2 ore 3, questo non lo ricordo con precisione. Chiamai Cristaldi e gli dissi: Franco, adesso il film è 2 ore, fategli fare i miliardi. Ah, hai rovinato il film, cosa che hai tagliato? La reazione di Franco. Lo volle vedere, riunioni dopo, Pietro, Fabio, tu che ne pensi? E lui faceva i verbalini. Sì. Faceva i verbalini. Io ce n'ho anche uno di un paio di queste riunioni. Sì, anch'io. Insomma, Pietro è l'unico taglio possibile, perché... C'era un'altra ipotesi, cioè di ritornare in Moviola a tentare altre forme di sintesi, no? In fondo. Però questo ci metteva paura, perché uno era molto costoso, 2 avrebbe richiesto troppo tempo, e poi era un salto nel buio. Era quindi un... tagli quanti minuti? In quel momento ne tagliai 27-28. Dopo che Franco l'ha visto, mi ha chiesto: ma quella cosa lì, rimetti almeno quella. Mi fece rimettere una cosa. Il film diventò 2 ore e 5, quello che avete visto stasera. Devo aggiungere una cosa: in quel momento lì Franco Cristaldi escludeva
eravamo talmente convinti di avere sbagliato, che ci eravamo convinti di avere toppato, che lui non pensava, o se lo pensava comunque non lo disse mai, non pensava a una seconda uscita. Perché l'esito era stato proprio di quelli senza appello. Lui sperava in questo modo di vendicchiare il film all'estero e recuperare un po' di soldi. Perché durante le riprese un produttore, un affarista tedesco che era entrato nel film, durante le riprese se n'era andato, non aveva dato una lira, sparì. Per cui Franco si trovava, gli veniva meno l'apporto straniero. Il film, così come era uscito a 2 ore e mezza, non lo voleva nessuno fuori. Allora lui con la versione più corta sperava di piazzarlo. C'era un nuovo distributore americano che era interessato al soggetto, lo voleva vedere. Invece i nostri amici della Titanus, quando lo videro, memori di una frase che avevano detto quando avevano visto il film la prima volta e che io gli ripetevo sempre, perché quelli della Titanus di Romagnoli, quando videro il film, la prima stesura, dissero: se non fai i soldi in questo film ci toccherà cambiare mestiere. Sono quelle cose che non bisogna mai dire. Mai. E poi quando il film andò male, in quelle riunioni, io che ero imbestialito, ero avvelenato, quando poi avevo trovato un nuovo mestiere, loro si incazzavano, insomma. Però loro, quando videro la versione di 2 ore e 5, ci dissero: noi amiamo talmente tanto questo film che lo facciamo uscire di nuovo. La Titanus. E siccome non era del tutto sbagliato quello che dicevi tu sulla promozione, sul manifesto, vogliamo cambiare il manifesto, cambiare titolo, fare delle presentazioni e far uscire il film. E si creò una nuova aspettativa. Il titolo che tutti proposero era un titolo terribile. Io ne capivo l'origine. Tutti si erano fissati che il film si dovesse chiamare Baci Tagliati, che era la parafrasi del film di Truffaut, Baci Rubati, Baci Tagliati. Ci fu uno specialista di presentazioni cinematografiche che si vide il film, cominciò a lavorare e fece una presentazione buona, che fu usata abbastanza poi per la seconda uscita. Per il manifesto ci fu una riunione, mi portarono il bozzetto di un manifesto dove c'era un pezzo di pellicola proprio che tagliava trasversalmente il manifesto, come un'onda così, del quale leggevi benissimo i fotogrammi, erano i fotogrammi di due che si baciano, ovviamente, e un paio di forbici. Ho saputo questo così. Io vidi questo manifesto, tutti erano: ah, bello, questo colpisce. Poi me lo sottoposo, io sono quelle cose che ti capitano, che se tu avessi voluto organizzarla non ci saresti riuscito. C'era un pennarello rosso e io stampai 3 gocce di sangue sotto le forbici. Lo guardavano e dice: vabbè, abbiamo capito. Il manifesto fu bocciato. Se ne fecero altri brutti. Il nuovo manifesto che fu fatto era brutto, non era un buon manifesto, però usammo questo nuovo. Allora il film esce di nuovo nel marzo del 1989 con altre 15 copie. Una quindicina di copie. Nuovo manifesto, presentazione, qualche presenza in qualche rubrica televisiva, di quelle che tu arrivi, ti danno la parola e dopo 20 secondi ti arrivo, quelle cose là. Lo si fa rivedere, credo, a qualcuno della stampa, sperando in una nuova. Il film esce, non fa una lira. Citto, non fa una lira. Incredibile. E mi ricordo un critico che fu l'unico che fece la seconda recensione, che confermò il giudizio della prima, cioè che il film sostanzialmente avesse una buona idea, ma che il film non funzionava, che era troppo piagnucoloso, troppo sentimentalismo, troppa melassa, finale ricattatorio, perché il finale fu definito ricattatorio. Da diversi critici, eccetera, e c'era l'articolo di colore accanto che diceva: insomma, il regista e il produttore dovrebbero adesso aver capito che è inutile che ci riprovano ancora, perché insomma non c'è niente da fare. Ecco, le parole non me le ricordo, ma il senso era questo.
E di fatto il film viene rismontato dopo un'altra settimana. L'unico posto in tutta Italia in cui il film va bene è Messina. Non si capisce bene per quale ragione. Che cosa incredibile. E andiamo a Messina, andiamo a vedere che è successo. Era successa una cosa semplicissima, che l'esercente che aveva amato molto il film, avendo visto che nessuno veniva a vederlo, aveva fatto un cartellone scritto a mano, appeso: ingresso gratuito, pagate solo se vi piace, pagamento obbligatorio solo se il film piace. Su sé. Dice: se non vi piace non pagate, se vi piace all'uscita pagate, uscite e pagate il biglietto. Come? È un cartellone. E che ne so io? È il nuovo Cinema Paradiso. No, no, il titolo. Non è che cambio il titolo, aggiunse una striscia, un'avvertenza. E il film a Messina andò bene, fece che so 20 milioni. Voi dovete pensare che le due uscite, i due incassi delle due uscite sommati insieme non arrivavano a 200 milioni di lire. Sì, quando sono... Zero. Infatti il film fu smontato e tutto finì lì. Ora, per me era la vittoria di Pirro, perché da un lato era venuto fuori in modo evidentissimo che il problema non era stata la lunghezza. Però dall'altra parte non si era capito perché questo film, a chiunque lo vedesse, piaceva, però poi non ci andava nessuno. Infatti Franco diceva: l'indice di gradimento è altissimo e l'indice di ascolto bassissimo, e scriveva. Ma fu una cosa terribile. A quel punto cominciamo a fare le sedute psicoanalitiche da soli, io e lui. Non serviva più nessun altro. E Franco si scoraggiò moltissimo. Mi ricordo, mi diceva: ma secondo te dove abbiamo sbagliato? Elencavamo tutti gli errori possibili, che a quel punto era davvero... la cosa era, insomma, finita. Era marzo, sì. A un certo punto viene a Roma il direttore del festival di Berlino, De Adelon, che viene a vedere i film per selezionare alcuni film da invitare. E fu un'annata tutto sommato buona, che c'era Cinema Paradiso, Mary per sempre, Mignone partita, Scugnizzi, Ore e altri titoli che in questo momento non ricordo, ma tutto sommato era un'annata buona. Lui vide questi film e stranamente invitò il mio fuori concorso in una vetrina, forum, non so come si chiamasse, una cosa del genere. È un film di Verdone, che credo fosse Compagni di scuola. Bellissimo film. E basta. Chissà, sai, ci hanno invitati, che dici? Andiamo a vedere come reagiscono all'estero. Sì, andiamo a vedere, può essere interessante, ma eravamo ormai sottoterra. Però andiamo a vedere che succede con un pubblico che non è italiano, chi lo sa. Due giorni dopo esce un'intervista sulla stampa di Torino a questo direttore del Festival di Berlino, il quale, commettendo un grande errore, infatti poi non l'abbiamo detto, prima ancora che il festival si celebrasse, giudica la produzione cinematografica italiana dell'anno. Cioè, ho visto dei film uno peggio dell'altro, una cinematografia di serie B, ormai il cinema deve diventare, non c'è niente che funzioni. E quello chiedeva: però lei ha invitato due film. Ma che potevo fare? Almeno due li dovevo invitare. Ma anche questo Cinema Paradiso ho visto solo i primi 10 minuti, non sta in piedi. Ma una cosa, a quel punto io mi arrabbiai, chiamai Cristade e dissi: guarda, non andiamo. Ma non si può, ho appena mandato la scheda di adesione. Io sono il presidente internazionale della FIAP, quindi come faccio? Era proprio lui quello che stabiliva le regole dei festival cinematografici internazionali, come faccio? Io replicai, il giorno dopo chiamai, ecco, queste sono cose, oggi non le farei, all'epoca le facevo, chiamai un caporedattore di non so quale giornale,
voglio rispondere a questo qua. E disse delle cose terribili. Ah, lei come si permette? Lei avrebbe dovuto aspettare la fine del suo festival e poi dire tutto quello che pensa del cinema italiano. A lei mi sembra così uno che invita a cena un ospite e prima che quello arrivi a casa fa un comunicato stampa dicendo che per lei quello puzza, non si lava. Allora che lo invita a fare a casa? Mi ricordo di aver usato proprio questa metafora un po' pecoreccia. Questo signore si arrabbiò e replicò. E a quel punto fu costretto a replicare anche Cristalli. Insomma, ci fu una polemica che durò più di una settimana, ogni giorno c'era un pezzo. E coinvolse anche l'ANAC, rispose piano piano, tutti dissero la loro, perché effettivamente era un risultato. Non siamo andati a Berlino. Il film rimase nel programma, ma noi non mandammo la copia e non andammo. Si creò una crisi diplomatica che durò anni. Non andammo. Ma cosa accadde? Che questa diatriba giornalistica, siamo a marzo, in quell'epoca lì, incuriosisce i selezionatori del Festival di Cannes. Un giorno mi chiama Cristà, dice, sai, è arrivato un altro, il Giacobbe vuole vedere il film. E io ero talmente scoraggiato, dissi, vabbè, di lasciasse perdere. Perché? Cristalli disse, no, sai, non si sa mai, ma come, quello è il tedesco, le cose. Io ero veramente, ero in quel momento più scoraggiato di Cristalli, invece lui no. Confesso che lui era scoraggiato, ma aveva ancora, masticava le sigarette, aveva qualche idea in testa. Ci credeva in quel momento più di me. Che gli facciamo vedere? Sì, ma la corta, così riduciamo il problema. E qua il giallo, in fondo, se gli avessimo fatto vedere quella di 2 ore e mezza, chissà cosa sarebbe successo, nessuno lo potrà mai dire. Giacobbe vide il film e ci mandò un messaggio dicendoci che voleva il film, in un modo e in un altro, al festival. In un primo momento loro proposero, cosa veramente inconsueta, proposero che il film passasse come film di apertura. E io mi opposi, dissi, ma io già sto già così antipatico al mondo del cinema. Ah. Già al secondo film, lì aprono quelli che hanno già vinto la Palma d'Oro, la cosa. Lo prenderebbero come una cosa di, per carità, una presunzione. Sì. Però sia Jacob che il coproduttore francese dissero che io avevo ragione. E il film andò in concorso, insieme a Splendor di Ettore, in concorso anche lui, e a un film di Liliana Cavani, San Francesco, quello con Mickey Rourke. Per concludere il racconto, così vi faccio anche ridere, io ero convinto che sarebbe stato un disastro, perché avevo tutti gli elementi per convincermi di questo. Mentre loro speravano ancora che potesse accadere qualcosa col mercato straniero. Lui pensava di piazzare il film a qualcuno e recuperare un po' di soldi. Gli era successa una cosa alla lontana, un po' simile con Amarcord, che all'inizio aveva avuto difficoltà con l'estero. E poi trovò un distributore intelligente che era Roger Corman, eccetera, eccetera, eccetera. Poi intervieni tu. Insomma, Massimo Cristalli, il figlio del produttore del film, produttore anche lui. Insomma, per farvi ridere, ma questa è la verità, io ero convinto che sarebbe stato un disastro. E a insaputa di tutti, il film passava a Cannes l'ultimo giorno, era una domenica, era maggio. E quindi c'era la proiezione per la stampa la mattina prestissimo e la sera alle 6-7 ci sarebbe stata la proiezione per il pubblico. Io, a insaputa di tutti, mi ero preparato un volo di ritorno da Nizza verso l'una alle 2. E dissi, se con la stampa va male, me ne vado. Ma proprio senza dire niente a nessuno. Perché si sarebbe capito lì, dai. Tu lo sai che in questi festival talvolta ci sono... Madonna, certo. Oggi anche più di una volta. Insomma, talvolta quando i film vengono presi storti sono guai. Ah, è un mistero. Scattano. I festival diventano una corrida quasi in qualche maniera. Insomma, io quella mattina mi trovai sulla Croisette alle 6 del mattino. C'erano quelli che
quelli che bagnavano le strade, io e Fabio Rinaudo, che non aveva potuto dormire neanche lui. Insomma, io trovai un sistema, un trucco per immettermi nella proiezione. Alla proiezione per la stampa, cosa che i registi non devono fare mai. Infatti, ma... Detto così, vedo come reagiscono. In alcuni film dei giorni precedenti erano successe cose terribili, avevano fischiato, avevano anche abbandonato, insomma io mi intrufolai, tanto non mi conosce nessuno, mi conosceva solo qualche giornalista italiano, ma qualche problema non ce n'erano, perché non avevo grandi rapporti, non li conoscevo neanche molto. C'era Rinaudo poi accanto a me in sala, siccome ormai il film l'avevo visto più volte con la gente, anche nei luoghi in cui quando si facevano le proiezioni a sala piena, io sapevo le reazioni del pubblico. Ciascun regista sa se è vero il film col pubblico, se sta andando bene o no, no? Appena Leopoldo Trieste alza il calice per consacrare l'ostia e il chierichetto non suona la campanella e lui lo... Sono scoppiati a ridere tutti. Ora, nella sala grande, al Palazzo Grande a Cannes, 2000 persone che ridono è una cosa particolare, non è? E mi ricordo Rinaudo mi strinse la mano, è fatta. Perché disse questo? Perché noi sapevamo che il pubblico si divideva in due tipologie, quelli che ridevano in questa scena e quelli che non ridevano. Quelli che ridevano in questa scena sapevamo che avrebbero riso in un sacco di altri momenti. Certo. Si sarebbero commossi, eccetera, eccetera. I primi no, gli stitici, così. E infatti il film andò, la proiezione alla stampa fu un trionfo. La conferenza stampa fu un trionfo. Già durante la conferenza stampa Cristaldi mi disse che aveva già venduto il film in diversi paesi e mi presentò i due giovani distributori che avevano comprato il film per gli Stati Uniti. Due giovani fratelli che avevano una nuova compagnia che stavano avendo successo, Bob ed Harvey Weinstein, Miramax. Loro quell'anno avevano My Left Foot e Nuovo Cinema Paradiso. E loro quando mi incontrarono mi dissero con questo film andremo all'Oscar. Io dissi questi... Questi sono matti. Bello, bello. Però andò così. Il film prese un premio a Cannes, abbastanza importante, come si chiama? Il Gran Premio Speciale della Giuria. E tre giorni dopo uscì per la terza volta in Italia e fece un miliardo. Un miliardo di lire. Un miliardo era tanto allora, Cristaldi diceva, beh, rifacciamo le spese per le due edizioni, i due lanci, le due uscite, recuperiamo almeno quei soldi lì. Naturalmente ancora stava sotto il film, perché figuriamoci. Il film, a distanza di mesi, poi uscì per la quarta volta dopo l'Oscar e ne incassò 10 di miliardi. Quindi il film, nell'arco di 13 mesi, è uscito 4 volte. È un'avventura incredibile, straordinaria. Ovviamente poi successero cose anche difficili per la nostra comunità, perché i cugini francesi facevano i primi della classe nei confronti della stampa e della critica italiana. Noi abbiamo capito e voi non l'avevate capito. Fu un momento difficile. Io non fui bravo in quel momento. E non ho saputo gestire bene la cosa, per cui lì nacque la mia leggenda di persona antipaticissima, perché un paio di volte ho replicato a qualche critico italiano e questo non lo dovevo fare perché non si deve fare mai. E risultato, dopo l'Oscar, la versione ufficiale dei nostri critici fu: chi ha da lamentarsi, tornatore? Chi hanno da lamentarsi, tornatore e Cristo? Noi gli abbiamo detto che il film era lungo. Loro lo hanno tagliato e il film ha vinto l'Oscar. Che non è la verità. E tu ci hai raccontato una verità dettagliatissima, importantissima, che noi documentiamo, perché tutti questi nostri dibattiti sono registrati e ne facciamo sempre di questi bellissimi cofanetti, diciamo, sintesi. In DVD, che e questo tuo racconto così dettagliato è importante perché mette in chiaro molte cose. Le leggende sono state tante, di tanti tipi,
alcune più semplicistiche, altre più complicate, ma tante, come succede sempre quando c'è un grande successo, c'è automaticamente poi, come Mnuchin, come la Filmarian sicuramente dissero, ecco, noi avevamo ragione, gli italiani non hanno capito, il coproduttore. No, loro no, loro no, però... No, ma voglio dire, ci sono queste cose. Allora, questo tuo racconto è stato, tra l'altro, raccontato con tanta modestia che fa un grande effetto, e devo dire la verità che evoca in uno come me, che ho 60 anni di cinema professionale, diciamo, evoca delle cose impressionanti che sono state quelle del, insomma, il grido di Antonioni. Io sono stato molto legato a Antonioni, ho scritto le sue sceneggiature dei primi film, ho fatto l'aiuto, cioè, quindi siamo rimasti tutta la vita sempre molto legati. Il grido di Antonioni ebbe un... non ci andò nessuno, fu un silenzio totale, cioè, come dice te, la frase nostra non fa una lira, proprio la frase, lo slogan di gergo che usiamo, ma non fece una lira in un modo totale, cioè a Metropolitan lo smontarono dopo 5 giorni, neanche 7. E poi uscì a Parigi, ebbe un successo immenso a Parigi, ma immenso, un eco di travolgente, il film è un capolavoro assoluto, è uno dei più belli, più straordinari film, veramente. E il Mezza riuscì in Italia con un successo enorme. Cioè, improvvisamente... Cioè, è successo deve essere con altri film. Ma come è possibile? Cioè, davvero da chiedersi sempre. La frase di Cristaldi di dire è inutile che cerchiamo di... sono misteri. Cioè, come il pubblico può, in certi casi, per quale motivo c'è una corrente, un'atmosfera, le concause psicologiche per cui dopo 3 mesi o per cui poi una stessa cosa viene poi riproposta in un altro modo. Cioè, è stato complicato. C'è da dire una... è stato molto difficile, ma tutto questo io credo che sia potuto accadere per diverse ragioni, ovviamente, perché eravamo tutti molto legati al film. C'è passione in tutti i racconti. Io, pur di fare il film, per esempio, avevo messo tutto il mio compenso in produzione. A un certo punto, in un momento di crisi, non si chiudeva il budget, vabbè, guarda, io rinuncio, basta che facciamo. Insomma, tutti ci avevamo... Cristaldi aveva fatto una cosa che in quel momento non faceva nessuno. Già allora i produttori italiani davano il via ai film solo quando già avevano coperto l'intero budget e anche un piccolo margine di guadagno, se no i film non partivano. Franco partì con soldi suoi e solo con una piccola partecipazione della Terza Rete, una cosa che non si faceva già da molti anni, quindi c'era un legame molto particolare. Ma c'è una ragione forse più forte di tutte queste altre. Cristaldi aveva sempre sostenuto, e in quel momento più di qualunque altro momento della sua carriera, che il dovere di un produttore, comunque il dovere di un distributore, di un cineasta, di uno che si occupa di cinema, ma soprattutto di un produttore, lo diceva parlando dei produttori, era quello di non di produrre i film che si vendono, ma di vendere i film che si producono, che è allora, la chiave di tutto. Questo oggi non sarebbe possibile, ma non per sminuire la capacità dei produttori. Oggi questo non potrebbe accadere, perché oggi Cinema Paradiso, dopo 3 giorni lo smontava, non se ne sapeva più, non poteva esserci la seconda uscita, né la terza, e ancora più la quarta. Cosa sosteneva lui? Franco in fondo sosteneva che un produttore che ha fatto un film perché ci crede veramente, e lo deve fare solo perché ci crede, una volta che lo ha fatto, deve saperlo vendere. E questa parola, dura se vogliamo, è usata proprio per alludere al cercare, a scovare l'audience che deve necessariamente esistere per questo film. Cioè, lui ragionava così. Pubblici, non c'è, lui diceva, un pubblico. Per questo film esiste un pubblico. Certo. Il pubblico però non sa che esiste questo film. Io devo fare in modo di scovarlo e di fargli sapere che esiste il film che è fatto proprio per loro. Questa era la sua filosofia. Per fare questo era disposto a tutto. È probabile, io poco fa vi ho detto che quando ho fatto il famoso taglio, lui non pensava a una possibile seconda uscita. In realtà non lo disse mai, ma io non escludo che fosse questo.
perché era un tabellina, lo chiamavano, calcolava tutto, era uno stratega, aveva sempre gli... Quindi a pensarci a distanza di tanti anni, ne sono passati 20, io non escludo che lui pensasse anche a questo, ma evidentemente voleva capire se questo non accadesse nella realtà spontaneamente. Ecco, quando il distributore disse, secondo me Franco ha detto, ecco, finalmente uno l'ha detto. Sono quasi sicuro di questo, ma lui non disse mai che sapeva che sarebbe stato debole da parte di un produttore e di un regista che ha fatto il film, che è andato così come era andato, poi levano un capitolo e pretendono una seconda uscita, sarebbe stato debbo, lui non lo disse mai, io non ci pensai mai perché lo ritenevo una cosa impossibile. Già. Però io non escludo che lui, perché persino dopo l'incidente di Berlino, lui ancora non dava per scontato che il destino del film fosse finito. Cioè che quello fosse il destino del film. C'è un episodio personale che io non voglio raccontare e che racconterò in questo volume che sto scrivendo, dal quale si evince chiaramente che c'è stato un momento dopo Berlino e prima di Cannes in cui io mi ero rassegnato e lui no. Eh già, ma infatti sono incontri anche preziosi, rari, difficili. Io non voglio fare come tutti quelli che l'usanza di quelli che presentano e invece poi parlano di sé, ma comunque con Cristaldi ho avuto diversi film nei festival e fare prodotti con lui e devo dire che mi sono trovato sempre in una condizione particolarissima con una sua tensione che vuol dire passione, cioè quello che c'era in questo Franco Cristaldi era una passione, autentica passione per il suo lavoro, per i prodotti che faceva, per le cose che faceva, per le idee che propagandava. Questa che ha ricordato Peppuccio sul produttore, noi non dobbiamo fare i film che si vendono, ma vendere i film che facciamo, è la chiave di tutto. Cioè è quello che è la nostra associazione. Ed è ancora oggi. È proprio il nostro punto. Cioè il concetto è, non è il mercato, non è che dobbiamo fare una produzione. C'è un'altra cosa che vi voglio raccontare. Prego. Scusa. No, dicevo, è proprio contro tutto quello che sono le logiche legislative di questi governi che invece vogliono fare i film che si vendono, invece noi diciamo esattamente il contrario. C'è una cosa che mi ha sempre ferito. Dopo il grande successo del film, nei primi anni, fino a qualche anno fa, ancora lo si diceva sempre quando si parlava di questo, adesso un po' meno, però ancora è quella la versione ufficiale, è quella che in fondo il successo del film all'Oscar sia stato tutto e solo merito di Cristaldi. Cioè, in fondo, sì, c'è stato un momento che si è una cosa di Cristaldi, insomma. Il film non c'entra e ancor meno questo scalpitante siculo cinematografario, eccetera. Questa era la versione ufficiale. E una volta, quando ci fu la famosa serata dell'Oscar, qualcuno, anche più di uno, ha scritto di fatto, e infatti all'Oscar Cristaldi ha parlato, no Tornatore. Siamo in Italia, quindi... devo finire questa cosa e poi Massimo dirà la sua. Questo lo voglio raccontare perché vi farà tanto divertire, vi farà tanto ridere, e ridere fa bene a tutti. Il giorno prima dell'Oscar, come è prammatica lì, un esponente dell'Accademia mi contatta e mi dice, guardi, allora, in caso di vittoria, questa cosa dopo la fanno con tutti i candidati ovviamente, io parlo della categoria alla quale partecipavo io. Il straniero. Ciascuno deve scrivere il proprio discorso di ringraziamento. La durata massima è 45 secondi. E anche bisogna sottoporlo prima, perché se uno magari si inventa va a dire cose, capito? Possibilmente in inglese, io non parlavo benissimo l'inglese, però preparandomelo prima ero in condizione di farlo. Oggi me la cavo un pochino meglio. Butto giù un discorso che non mi veniva, non sapevo, anche perché è un fatto di scaramanzia. Già. A un certo punto Cristaldi mi fa, senti,
un giorno a pranzo, ma se dovessimo vincere ti va se vengo anch'io sul palco? Gli dissi, guarda, se vinciamo puoi venire tu, tua moglie, tuo cognato, i tuoi nipoti, tutti. No, no, non me ne frega niente. Ah, sai, io ci terrei tanto, perché 17 anni fa sono stato io a ritirare l'Oscar di Federico per Amarcord, lui non venne, allora... Allora, chiamo l'esponente dell'Accademia, faccio, guardi, nel caso di vittoria io verrei con il mio produttore. Dice, benissimo, allora, anche lei deve scrivere il suo discorso, 45 secondi. Chissà, deve scrivere il suo discorso e io il mio. Quando c'è la serata, che avete visto in televisione, qualche volta sì, la fanno rivedere, mentre dal posto raggiungiamo il palco, memoria di una cosa che mi aveva detto Fellini prima che io partissi da Roma, Federico mi ha detto, guarda, se vinci l'Oscar, prendilo tu, perché Cristaldi se lo frega non lo dà mai al regista. Ho detto, ma perché? Io il mio non ce l'ho, lui si frega gli originali e poi ti fa fare quelle patacche, quelle copie che non valgono niente. Memore di questo, mentre c'è l'applauso proprio, e stiamo raggiungendo il palco, Cristaldi mi fa, scegli, o prendi l'Oscar tu e parlo prima io, o prendo l'Oscar io e parli prima tu. Io dissi, prendi l'Oscar tu, no, prendo l'Oscar io e parli prima tu. Arriviamo su, io ho preso l'Oscar e l'originale infatti l'ho avuto io, e la patacca poi ce l'ha avuta Cristaldi. Ma lui parlò. E quando finì, e appena lui ha finito, io sono arrivato al microfono, appena ho detto, il mio discorso cominciava con questa frase, scusatemi per il mio pessimo inglese, detto in inglese naturalmente. Appena ho detto, excuse me, è partito la pubblicità. Mi ricordo Bill Conti, il direttore d'orchestra, che mi guardò e mi disse, ma che... Perché quelli intendevano 45 secondi in tutto. Allora, in Italia si scrisse, del resto quello ha parlato, quindi è merito suo. Mentre a Los Angeles scrissero, il giovane regista italiano ha vinto 2 Oscar al suo secondo film, uno per il migliore film straniero e uno per il discorso di ringraziamento più breve della storia degli Oscar. Meraviglioso, è stato un incontro straordinario, davvero un incontro straordinario, e ringraziamo quel Puccio per grazie, questo, grazie a voi per questo suo intervento. Massimo, devi dire, Massimo, sì. Chiudi tu, dai, vieni, facciamo chiudere a Massimo. È stato bellissimo, io sono veramente felice che c'è stata questa opportunità. Perché tra l'altro mi pare che da quando uscì il film adesso c'è stata forse solo nei contenuti extra del DVD abbiamo avuto l'opportunità di raccontare un po' questa cosa del taglio, non ci sono state poi molte opportunità. Io sono molto contento perché siccome sono anni che queste leggende sì, si dicono, e io in particolare le sento dire, mi riguardano direttamente, ho sempre provato a dire attenzione, no, però le cose non stanno esattamente così, cioè, e quindi sono felice che stasera Peppuccio vi abbia potuto raccontare queste cose, perché questo non solo non leva importanza o qualità a mio padre, anzi secondo me l'aumenta, perché mio padre non sarebbe mai stato il tipo di produttore che andava in moviola e tagliava così arbitrariamente, non era proprio non l'ha mai fatto, il suo rapporto, non l'ha mai fatto, non l'ha mai fatto con nessun regista, né con gli esordienti né con i registi più affermati, non era il suo stile, magari insisteva, ti sfiancava finché alla fine ti davi ragione, però sempre nell'accordo, non avrebbe mai preso un'iniziativa così. E poi, perché quindi sono due, diciamo, le leggende che sono passate, uno il successo di Cinema Paradiso, l'Oscar eccetera, il merito del taglio voluto solo da Cristaldi, due il successo in sala di Cinema Paradiso, il merito del taglio voluto da Cristaldi. Altra cosa non vera, perché come vi ha detto Peppuccio, il film in sala non è, in quegli anni io credo che Cinema Paradiso abbia segnato il punto più basso
della nostra, della storia del cinema italiano, credo dall'inizio a oggi, cioè il punto più basso. Quale del rapporto col pubblico? Del rapporto col pubblico, cioè l'idiosincrasia che il pubblico italiano in quel momento aveva per i film italiani era totale. Cioè non entravano in sala, ma neanche se li pagavi, neanche spinti col forcone. Era il momento dell'apoteosi dell'home video, dei film americani, della chiusura delle sale. Era il momento in cui. Sì, proprio non andavano comunque, e quindi il film si poteva tagliare anche 27 volte. La fortuna del film è stato il fatto che, dopo, grazie all'incidente di Berlino, una serie di cose, a un certo punto i riflettori internazionali si sono accesi su questo film e in Italia hanno detto, oh, ma, però non ce ne eravamo accorti. Questa era. Sì. E tutto questo, ripeto, non solo non leva importanza e qualità a mio padre, ma anzi, secondo me, ne dà ancora di più, perché essere arrivati a questo risultato, certo. Nell'armonia è la cosa ancora più bella. Certo. La cosa che rimane grave è per la critica, quello invece, quello è un discorso che rimane un punto nero nella storia della critica italiana, non solo quello, perché ci sono, appunto, come raccontavo per Antonioni, ci sono stati altri episodi altrettanto drammatici, ma quello invece è un discorso che rimane proprio una macchia davvero sull'intelligenza della critica italiana, sulla cattiva intelligenza, la non intelligenza. Ecco, va bene. Allora io credo che è una bellissima conclusione dell'iter dei percorsi di cinema, che questa iniziativa dell'ANAC che riprenderà quest'altro anno, e dobbiamo ringraziare ancora Massimo Sani e Sandro Rossetti per averli voluti e seguiti e organizzati. Grazie a tutti.